Hey, how you doing? Lezione numero 4 del videocorso d'inglese. Io sono Ruggero per la scuola di lingue Piccadilly e oggi parliamo di question words. Cosa sono le question words? Sono delle parole che mettete all'inizio delle domande per sapere chi, dove, come, cosa e così via. Andremo a vedere come si pronunciano queste parole e anche, molto importante, come si traducono in italiano. La prima parola è what. What. Questa parola ha due significati. Il primo è cosa. Ad esempio, what is a van? Van è un furgoncino in inglese. Numero due, quale. Accanto ho scritto scelta illimitata. Questo perché quando faccio una domanda come ad esempio What is your name? Il tuo nome potrebbe essere qualsiasi nome al mondo. Which invece, pur avendo lo stesso significato di what, almeno uno dei due, ovvero quale, fa riferimento a una scelta limitata. Ad esempio nella frase Which is your car? Immaginiamo di avere davanti tre automobili e io voglio sapere quali tra queste auto è la tua. When significa quando. Come ad esempio nella frase When do you usually wake up? Quando ti svegli generalmente. Dopodiché troviamo Where. Questa parola significa dove. L'esempio che vi ho riportato è Where do you usually sleep? Dove dormi di solito. Attenzione alla pronuncia di questa parola. Molti studenti la pronunciano male, ma la corretta pronuncia è who. Who, come una U con un H davanti. Who. Il suo significato è chi. Come ad esempio nella frase Who is she? Chi è lei? Parola successiva, why. Why. Il suo significato è perché. Come ad esempio nella domanda Why are you playing video games? Perché stai giocando ai videogiochi. E infine, how. How. Attenzione anche in questo caso alla pronuncia di questa parola. Ha tre significati, o meno due per lo più. Il primo è come ad esempio nella frase How do you go to work? Come vai a lavoro. Ma può anche significare quanto, sia nel caso in cui sia seguita da un aggettivo che nel caso in cui questa parola sia seguita da un avverbio. Il primo caso è How far is your house? Quanto lontana, quindi far è un aggettivo, è la tua casa. Nel secondo caso invece troviamo un avverbio, ovvero often. How often do you read? Ma andiamo ad approfondire una di queste question words, ovvero how. Perché le combinazioni tra how e un aggettivo o un avverbio possono essere diverse. E allora ve le ho riportate qui. La prima, molto comune, how far, quanto lontano. La seconda, how long. Spesso accompagnata da does it take. Vedete, è al present simple e significa ci vuole. How long does it take to go to the beach? Quanto tempo ci vuole per andare in spiaggia? Ad esempio. Ci, abbiamo how often. In questo caso si tratta di un avverbio che abbiamo incontrato prima nell'esempio e significa quanto spesso. How old? Molto comune, significa quanto vecchio, anche se nella traduzione in italiano può
poi diventa quanti anni hai. How tall, quanto alto, e poi how much e how many. Queste due combinazioni fanno riferimento alla quantità. La prima si riferisce a una quantità singolare, infatti la traduzione è quanto o quanta, mentre nel caso di how many la traduzione è quanti per il plurale. Ad esempio, how much water is there in this bottle? Quanta acqua c'è in questa bottiglia? E qualcuno potrebbe rispondere a lot. How many cars are there in this garage? E in questo caso la risposta potrebbe essere there are five cars. Facciamo adesso un po' di pratica. Vi ho messo qui un dado con delle risposte e c'è una domanda da formulare utilizzando una delle question words e poi il verbo eat è il complemento fruit. Ad esempio, se la mia risposta sarà in the kitchen, la domanda dovrà essere where do you eat fruit? In questo caso it takes me 5 minutes. Quindi la domanda dovrà essere con how long, quanto tempo, does it take you to eat fruit? Because I like it. Allora ho bisogno di perché. Why do you eat fruit? Perché mi piace. Because I like it. Adesso tirerò il dado per 5 volte e sarete voi a dover formulare delle frasi. Mettete in pausa il video per avere il tempo ogni volta di poter formulare la frase e controllate poi le soluzioni contenute nella descrizione di questo video. Attenzione però perché ci sono delle particolarità a cui bisogna fare caso. La prima è questa. Quando who o what sono soggetti della frase interrogativa, allora la domanda non deve essere più formulata con le regole appunto delle domande, delle frasi interrogative, ma deve essere considerata come una frase affermativa. Andiamo a vedere gli esempi che vi ho riportato per capire meglio. Nel primo caso, who do you live with? Who non è soggetto. Quindi formulerò la frase normalmente come una frase interrogativa. Perché il soggetto in questo caso è you e non who. Ma invece nella seconda frase, who lives with you? Who è proprio il soggetto della frase e questa è la ragione per la quale il modo in cui formuliamo la frase è come se si trattasse di una frase affermativa. Secondo esempio, questa volta con what. Nel primo caso, what do you like? Il soggetto è you e non what, quindi la frase segue le regole classiche, di una frase interrogativa. Mentre nel secondo caso what è il soggetto e allora la frase si comporta con un'affermativa. What interests you? Ancora un esercizio per voi, questa volta vi chiedo di scegliere tra le due opzioni A e B per ciascun numero, andando a selezionare la frase in cui o who o what sono soggetti. Le soluzioni le troverete sempre nella descrizione del video. Altra particolarità relativa alle question words è in particolar modo alle preposizioni. In una domanda, infatti, in italiano le preposizioni vanno messe all'inizio della frase. Noi diremmo con chi vivi.
In inglese invece è il contrario. Non bisogna mettere queste preposizioni all'inizio, ma alla fine, come vi ho spiegato in questi esempi. È sbagliato quindi dire with who do you live, ma bisogna dire who do you live with. With va messo dunque alla fine e non all'inizio. Oppure nella frase to who are you talking? To non va messo all'inizio, questa frase è errata, ma dovrebbe essere messo alla fine. Who are you talking to? Ultimo esempio. For what do you use that pen? Frase errata. Dovrebbe invece essere what do you use that pen for? Dove for, la preposizione appunto, si trova all'inizio della frase interrogativa. Ultimo esercizio che ho preparato per voi, che consiste nel mettere in ordine le parole per formare le frasi. Vi faccio vedere come va fatto questo esercizio. Qui abbiamo una frase appunto in cui le parole non sono nell'ordine naturale, nell'ordine corretto. E allora io le dovrò mettere in ordine. What, prima di tutto, present continuous, quindi are, verbo essere al presente, più soggetto, you, più formening, e alla fine la preposizione. Vediamo un altro esempio, prima in questo caso what, ancora present continuous, quindi presente del verbo essere, soggetto, più formening, e soltanto alla fine la preposizione. Ultimo esempio, who, va messo sempre all'inizio della frase, in questo caso present simple, quindi do, soggetto they, work, e alla fine la preposizione with. Adesso tocca a voi. Mettete in ordine le parole in modo da formare le frasi interrogative in maniera corretta. Anche per questa lezione è tutto, thank you for watching and see you next time. Goodbye!